Oggi no, no, ricordo la persona che insomma, si è impegnata per 50 anni, voglio dire, 50 anni di politica, ha sempre fatto quello. E poi, come ha detto bene Monsignor Paglia, da quando ha lasciato non ha più voluto rilasciare interviste, se non molto raramente. Una persona che ho sempre visto al servizio degli altri, del prossimo, quindi se c'è una cosa che ci ha toccato molto a me e ai miei fratelli in questi giorni sono le migliaia di messaggi in cui c'erano delle parole che si ripetevano sempre, cioè statista, generoso, altruista, punto di riferimento. E la cosa che mi ha colpito è questo punto di riferimento che hanno detto in tanti, anche persone che in realtà non l'avevano conosciuto e che comunque vedevano in lui un grande punto di riferimento. Per quanto riguarda noi famiglia, quello che posso aggiungere è che ha avuto una presenza straordinaria nonostante gli impegni. Era una persona che cercava di tornare sempre a pranzo, a cena, a casa, quindi era veramente una presenza molto importante, rigida, quindi ci teneva tantissimo, voglio dire, all'aspetto dell'educazione, quindi di comportarsi bene con tutti, essere generosi con tutti, anche non solo con gli amici e con i familiari, ma anche con, tra virgolette, i nemici, diciamo i detrattori piuttosto che gli oppositori. Quindi questo è il ricordo che abbiamo di lui, ma che ci siamo accorti in questi giorni, il ricordo che hanno tutti di lui, quindi ci fa immensamente piacere. Nuova fase della politica, spettatore ormai. Negli ultimi anni era, non parlava più tanto, quindi l'ha vissuta fino a qualche anno fa, sempre attento, perché ovviamente sempre grande passione per la politica e lo sport, che erano le due cose che se... Beh no, è ovvio che non si ritrovasse, era un'altra generazione, erano altri tempi, è normale che non ci si ritrovasse. Che... Ma non solo lui, anche altri tanti suoi ex colleghi di partito. Che eredità lascia suo padre? Vabbè no, queste non le dovete farle ai familiari. Non ai familiari, magari fatele ai politici, voglio dire, agli attori della politica attuale.